Il neurologo del Gemelli Sabatelli dice che non deve essere uno che è seduto dietro la scrivania a decidere del destino di una persona che vive drammaticamente con un tubo in gola. Lei cosa ne pensa? Qual è il suo commento? Noi abbiamo sempre detto un no chiaro all'accanimento terapeutico e un no altrettanto chiaro all'eutanasia. Voi avete su Fatto Quotidiano, come dire, estrapolato un caso con il quale in un certo senso sembra quasi che vogliate ribaltare anni di dibattito. No? Il fatto che queste dichiarazioni arrivano da un neurologo del Gemelli, un ospedale cattolico. Perfetto, mi sembra straordinario, vorrei sentire cosa dice esattamente quel neurologo, perché finora io ho soltanto la cronaca che ne riporta il Fatto Quotidiano e come lei ben sa il Fatto Quotidiano è chiaramente allineato su posizioni diverse e ha chiaramente tutto l'interesse a far saltare una sorta di equilibrio. Vorrei parlare con quel medico, sapere esattamente cosa dice, sapere, lui ha detto che c'è un parere del bioeticista clinico in cartella, vorrei leggere quel parere del bioeticista in clinico e vorrei capire meglio, perché così come sta la cosa a me sembra una specie di manovra per portare a casa in più fretta possibile la legge, quella sul fine vita e magari pure quella sull'eutanasia. Il problema è distinguere l'accanimento terapeutico dall'eutanasia, questo è il confine che difficilmente si può risolvere con una legge. Ecco, a proposito di legge c'è l'appello dei familiari, anche dell'associazione Luca Coscioni, che chiedono al governo di sbloccare la legge che è ferma da 300 giorni. Ma non è la politica che deve farsi carico di questo problema, questo è l'equivoco di fondo dell'Italia, che si pensa che situazioni così complesse, così intricate, così personali del confine fra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia possano essere risolte dalla politica. E a chi dovrebbero essere affidate? C'è una comunità fatta dal medico, fatta dai familiari, fatta dal paziente. È successo a me con mia cognata, che quando ha combattuto per un tumore con anni, quando è stata in fase terminale, abbiamo deciso, consenziente lei, di smetterla con altre operazioni ed è morta in pace con le cure palliative. Ma mica l'abbiamo ammazzata, eh? La politica ha preso in carico tutto il tema del fine vita, le dichiarazioni anticipate di trattamento, con una legge che era in quarta lettura al Senato con la precedente legislatura e che sarebbe bene nei tempi e nei modi venga ripresa, perché fu fatto un lavoro molto intenso sia per quanto riguarda le audizioni sia per quanto riguarda un confronto che, come è prevedibile, era abbastanza forte sia sotto il profilo etico-antropologico che sotto il profilo politico. Quindi riprendere quel testo, evidentemente poi commisurarlo anche in ragione di un dibattito sempre attuale, possa rappresentare un momento di positività appunto per la legislatura.